Local Report con un mazzo che non è in Vodolmatica. Let's go! Oh, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Internet e benvenuti in questo nuovo video. Local Report, finalmente, con un mazzo che non è dogmatica. Per quale motivo, ragazzi? Perché sono andato a Local oggi e anche perché dovevo prendere delle robe da dei miei compagni di team. No, Genderosa, mio compagno di team. E anche per quale motivo? Perché comunque ero guarito, quindi mi andava di fare un Local, insomma, mettiamola così. Detto questo, quindi, ho portato con me due deck box. Questo qui, che ha il mio Dogmatica al momento, che ha passato un sacco di mazzi quel deck box, è questo qui. Voi adesso avete sicuramente visto in anteprima con cosa ho partecipato, quindi non mi sto a dilungare troppo sulla scelta. Sono arrivato, avevo Dogmatica completo con la lista con la quale ho fatto 5-0 e Dragon Link. In realtà non è Dragon Link, è un mistone di carte che vanno bene per fare Dragon Link, quindi non era una lista montata. Io ho visto i partecipanti, ho visto che avevamo un po' di tempo, ho guardato Dogmatico, ho detto: ma sai cosa? Tu oggi vai in pausa, ok? Giornata di riposo, va bene, poi ci riveniamo direttamente ad un prossimo torneo, magari al regionale. E ho portato DL, ragazzi. Sì, ho montato una lista là al momento, ho pure dovuto chiedere i veleri in prestito perché non avevo niente dietro. Mi sono dovuto montare la lista con le cose che avevo. Fortunatamente i gamma stavano già nel deck box. E quindi ho montato DL alla velocità della luce, una sottospecie di lista DL. Io che non ho mai giocato DL, perché questo mazzo, ragazzi, me lo sono completato 2 settimane fa. B, non ho mai montato una lista di Dragon Link. Però c'era Levianira Ultimate, e quindi ho detto: giochiamo DL con Levianira Ultimate. La mia fortuna, Local piccolino comunque, eravamo 8 giocatori, quindi 3 turni, nulla di esagerato, insomma. Primo turno, vado contro Invo Dolmatica. Allora, in realtà il matchup è pure carino, no? Cioè, se non ti prendi Winda, insomma, è carino. Perdo il dado, però il mio avversario tipo bricca, una roba del genere. Cioè, fa setto passo. Io dico ok, pesco. Faccio la mia... incomincio la mia giocata, mettiamola così. Faccio Seifert, ok. Avevo visto la terreno, il Boot Sector Launch, e avevo visto anche Driver in mano. Quindi mi ha dato un ottimo incipit questo mazzo. Faccio Seifert. Avevo bisogno di scartare dalla mano di Seifert per addare, perché avevo Abso Router in mano. Quindi faccio effetto Seifert, scarto Abso, addo Nocto di Abso, cioè di Seifert. Poi faccio effetto Abso, catena, Droll. Io avevo bisogno di searchare tutto, a parte la terreno di Rocket. Faccio ok. Poi gioca Punishment. Mi gioca un'altra carta che non mi ricordo, in tutta onestà, forse Impermanence, boh, non me lo ricordo, in tutta onestà. Dico, vabbè, che ti devo dire, GG, niente, poco da dire. Faccio Lambda Turbo, praticamente, perché avevo gamma in mano. Passo lì, lui fa, prova a TK'are, fa effetto di Fiordaliso, gli tiro gamma, quindi mi paro dai danni, però non potevo fare veramente niente. Poi aveva 2 settate, riusciva tranquillamente a giocarmi sopra, quindi poco da dire. Vado a perdere beatamente la prima. Seconda, faccio side, ovviamente cattivissima per Invo Dolmatica, conosco il mazzo, quindi so perfettamente cosa sai dare. Vado io, in standby mi tira Lancea. Io avevo soltanto carte Chaos in mano. E vabbè, cosa faccio? Mi set up per il turno dopo, quindi vado a fare alla fine Pepe Garuler mi milla, vedo che tra le robe c'è Lancea, mi addo Lancea, millo il resto. Stand by, gli tiro Lancea, lui fa nulla, e dico ok, avevo Droll in mano tra l'altro, io ok, pesco, stand by, Lancea. Tra l'altro il turno prima, dopo Pepe Garuler, mi sono pure preso Droll come lo stronzo, e quindi va bene. Stand by, Lancea. E vabbè, e che dobbiamo fare? Faccio ok, provo a giocare in qualche modo, faccio sigillo, se non sbaglio passo. Drago selvaggio calibro carica.
e dico ok, però lui mi chaina cold sull'unico link che avevo al cimitero in quel momento, e quindi dico vabbè, non potevo fare niente, quindi dico vabbè, ok, 3000 picchio. E vabbè, poco da dire, poi lui non si piglia droll perché non ha bisogno di andare, fa dritto per dritto invocation e mi scomba la Madonna, e poco da dire, cioè mi sono soltanto subito floodgate in questa prima partita, che bello, cioè in questo primo turno, che bello, ottimo inizio per la mia lista montata a caso, a cazzo proprio, di Dragon Link, veramente bruttina secondo me, devo dire, però vabbè, l'ho montata in 5 minuti ragazzi. Secondo turno vado contro PK, perdo il dado, vedo soltanto giocate going first, non vedo nessuna catena e niente, dico ok, mi fa full combo con F0, Dragoon, Fogblade, insomma c'aveva un sacco di roba, non riesco ad andargli sopra, nonostante avessi diverse giocate non riesco comunque ad andargli sopra, quindi concedo la partita. Secondo game faccio full combo io, lui mi concede beatamente, terzo game draw, stand by, lancea e lui non gioca. E lo TK così poi, perché vado a fare le mie combo del cazzo e lo chiudo così. Anche perché si era fatto... Gli avevo fatto lancea, avevo visto pure gamma in mano tra l'altro. Gli ho fatto lancea, lui dice... Ah, ok, fa praticamente anaconda turbo, effetto anaconda, mancavano tipo 5 minuti a fine turno. Paga 2000 di costo, manda lì la Red Ice Fusion, gli faccio gamma, grossissimo. Grossissimo gamma. E poi poco da dire, non c'è gamma ragazzi, non c'ha senso come cosa, veramente troppo forte come cosa. Plassi sul terreno, neghi e il tuo avversario non può bannare, quindi veramente troppo forte. Poi terzo turno vado contro Beppe, che a sto giro stava giocando Mina Burn, e le ultime parole famose, dico questo mazzo non può briccare, prima partita non vedo nessuna normal, dico ok, passo. Beppe mi fa letteralmente setto 4, passo. Io dico ok, va bene, pesco Rocket Synchron, che è tipo la normal più in quel momento, però dico vabbè, almeno è qualcosa, riesco a giocare. Praticamente gli faccio sigillo turbo, non rischio di andare in Savage, perché preferisco tenermi la roba per il turno dopo, così se mi mette mina la rimbalzo al massimo e c'ho 0 mossi sul terreno. Non mi mette mina, va bene, ok, fa calderone dell'anziano, guadagno 1000, va bene, ok, passa settando una, facendomi tra l'altro una trappola che gli scarta due dalla mano per farmi 2000. Ok, tipo fiamme finali, non fiamme finali è una magia. Vabbè, è una trappola che scarti due fa 2000. Dopo questo pesco, e vabbè, là è finita la partita, riesco a fare combo, e gli faccio abbastanza combo per... andare a fare Bordello Savage, insomma, dargli fastidio in questo modo, mettiamola così. Quindi niente, vinco la prima. La seconda mi fa mina con barriera terreno, io la dico ok, provo comunque a giocare. Allora, l'obiettivo era provare a vedere la side, provare a vedere riordino, provare a vedere una qualsiasi cosa che gli potesse togliere mina. Pesco, ok, provo a fare qualche giocata da mano, semplicemente, senza controllare mosse sul terreno. Ok, mi setup un po' il terreno con le Chaos Space, va bene. Con due Chaos Space mi addo tutti e due i draghi in due turni, il drago luce e il drago oscurità. Pesco di Chaos Space, nulla, non vuole salire Cosmic, finché ad un certo punto faccio... Vabbè, evoco Drago Nero, evoco Drago Luce, mando al cimitero, faccio sigillo, dico va bene, rimaniamo con sigillo sul terreno, perché almeno così è un mostro che se pesco riordino mi sta tranquillo. Ok, lui fa passo, pesco Cosmic Cyclone, sparo Cosmic Cyclone su Mina, e vabbè, in quel momento lui non poteva più autare la sua stessa barriera terreno, e quindi gli faccio Bordello Savage, picchio di 3006 perché sigillo a 0 di attacco, e poi al turno dopo lo chiudo senza problemi. Ho evitato di spaccare le carte perché ovviamente giocava la Waking the Dragon con di extra il soldato dall'ultimo l'ultimo soldato da un altro pianeta. Vabbè, The Last Warrior from Another Planet, insomma, non mi ricordo come si chiama in italiano. E niente, quindi vinco 2-0 contro Beppe, anche contro Mina Burn. E niente, finisco con 2 vittorie e una sconfitta, terzo classificato. Vinco una bustina, trovo sto schifo. E niente, comunque tutto sommato mi ha divertito il mazzo, nonostante fosse una lista sicuramente non ottimale.
che ho montato lì al momento. Però divertente il mazzo, devo dire. Comunque Dragon Link è un mazzo che mi ha sempre attratto, mettiamola così, perché secondo me è veramente bello come mazzo, veramente molto bello. Però sicuramente va montato con, diciamo, un attimino di preparazione, ecco, mettiamola così. Non decisamente non mettendo insieme delle carte che mi ritrovavo e poi prendendo la side di Invo Dolmatica quasi completa e mettendola lì. Quindi diciamo che non è stata proprio l'idea più geniale. Però, vabbè, comunque, tutto sommato, ce l'ho fatta. Ho fatto due vittorie e una sconfitta, mi va bene così. Detto questo, ragazzi, ditemi che cosa porterete voi oggi al local e soprattutto se avete fatto il local, come vi è andata. E inoltre, se dovete fare il local, che cosa giocherete e cosa vi aspettate dal vostro mazzo. Detto questo, signori, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Domani, promesso, arriva una decklist di Sword Soul. Decklist Sword Soul che ha fatto top all'OTS Championship al quale ho partecipato settimana scorsa. E poi dopodomani vedrete, probabilmente, sì, dovrei farcela, il report del regionale che si è tenuto. Detto questo, signori, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi!